Beh, come ho già avuto modo di dire, la mentalità autosufficiente è un'attitudine, una filosofia di vita. Cosa serve essere in grado di viaggiare nei boschi, cavarcela in ogni situazione, se poi non siamo in grado di farci da mangiare o sfruttare quello che abbiamo per produrlo? È per questo che ho creato questa serie di video che sono una digressione sul tema principale dell'autosufficienza e della, se vogliamo chiamarla, tra virgolette, sopravvivenza. Con questi video la mia intenzione è quello di mostrarvi come sfruttare ciò che abbiamo a disposizione per produrre cibo, quindi creare conserve, creare pane. E il video di oggi parla appunto di pane, come produrre il pane fatto in casa utilizzando non lieviti industriali ma pasta acida, quindi un processo di acidificazione dei carboidrati che viene in modo spontaneo e naturale. È una pratica molto antica, si conosce qualcosa dalla pasta madre sin dai tempi degli Egizi, quando ci sono state le prime lievitazioni naturali. Oggi applicheremo questo processo in ambiente controllato, cioè all'interno della mia casa, però questo processo può essere fatto in qualunque altra situazione, è chiaro che richiede del tempo. Quindi vi auguro una buona visione e aspetto eventuali vostri commenti. Quella che vi mostro ora è una ciotola di pasta madre che è stata rinfrescata 24 ore fa. Come potete vedere è estremamente attiva e la dimostrazione dell'attività è data dalla presenza di numerose bolle superficiali. Adesso vi farò vedere come effettuare il rinfresco per fare in modo da avere una quantità sufficiente di pasta madre per produrre il pane. Il rinfresco della pasta madre è un processo che va effettuato ogni 24 al massimo 48 ore e serve per apportare elementi nutritivi alla microflora, alla microfauna che si occupano dei processi fermentativi. Vedete, in questo caso qui la pasta madre è viva, si nota anche dalla presenza di numerosi alveoli al suo interno. Come si effettua il rinfresco? Semplicemente apportando pari quantità di farina in peso della pasta madre e 50% di acqua. In questo caso ho circa 100 g di pasta madre, quindi aggiungerò 100 g di farina e 50 g di acqua. Aggiungo prima l'acqua in modo da sciogliere perfettamente la pasta madre. Ora che ho liquefatto il lievito madre, come potete vedere, vado ad aggiungere la farina che ho preventivamente pesato. La aggiungo molto lentamente per evitare che si formino dei grumi e incomincio a impastare. Dopo un lavoro di un paio di minuti si ottiene questa consistenza, che in base alla mia esperienza personale, ovviamente, è la consistenza ideale per permettere alla pasta madre di fermentare e di crescere in modo adeguato. Ora, il contenitore è risicato perché la pasta madre, il lievito madre tende a raddoppiare il proprio volume, quindi deborderebbe. A questo punto mi preoccupo di trasferirlo in un recipiente idoneo, perché poi domattina con questa pasta madre, che sono circa 350 grammi, riusciremo a panificare. Recipiente più idoneo, quindi mi preoccupo di trasferire tutto il lievito madre al suo interno. A trasferimento ultimato mi preoccupo di coprire la pasta madre con un piatto e poi devo farla fermentare in ambiente controllato. La temperatura ideale di fermentazione si aggira tra i 20 e i 23 gradi, non più alti e non più bassi. Quindi o uno si crea una cella termostatata, oppure deve piazzare il contenuto, cioè questo vassoio, all'interno di un forno a microonde, ovviamente non attivo, con la lucetta accesa. Questo permetterà, manterrà una temperatura all'incirca pari a 21-22 gradi, ideale perché la flora batterica riesca a lavorare in modo corretto. La ciotola con il lievito madre all'interno del forno a microonde, come si vede c'è la luce accesa, il forno è chiuso e l'ho sigillato utilizzando un canovaccio in modo che il calore non esca. Nella bella stagione ovviamente non è necessario ricorrere al forno a microonde perché la temperatura in genere è superiore ai 20 gradi.
La pasta madre è frutto della trasformazione biochimica degli amidi contenuti nelle farine. I responsabili della fermentazione sono sia lieviti sia batteri. Non vi voglio elencare tutta la serie infinita di organismi unicellulari perché altrimenti facciamo notte. L'importante è sapere che durante loro avvicendarsi questi microrganismi sono responsabili della fermentazione lattica, quindi acida e alcolica. E mediano importanti processi enzimatici, producono alcol e carbonica che, insinuandosi nella trama del glutine, generano i classici alveoli che caratterizzano la struttura della pagnotta, quindi alcoli e gas, poi evaporano durante la cottura del pane, lasciando, come loro ricordo, i fori della mollica. Questo è un pezzo di pane fatto in casa. Il processo di acidificazione rende assimilabili al processo digestivo umano ferro, calcio, magnesio, manganese e altri microelementi, cosa che non avviene con il lievito di birra o i lieviti chimici. Adesso, senza perdersi nel ginepraio della biochimica delle trasformazioni alimentari, produrre da soli la pasta madre è un processo veramente banale e adesso vi spiego come funziona. Allora, per iniziare servono manualmente una tazza di ceramica con un piattino che possa poi coprirla. 50 g di farina di grano tenero, poi si prende mezzo cucchiaio di miele d'acacia, acqua non colorata e non filtrata in cui lasciato per una notte macerare alcune bucce di mela. Quindi semplicemente pongo la farina nella mia tazzina, aggiungo l'acqua, in questo caso io qua dentro ho già sciolto il miele per far prima. E poi incomincio ad amalgamare. Alla fine della mia lavorazione devo ottenere una consistenza morbida, in genere si usa acqua in ragione della metà del peso della farina. A questo punto copro la tazza con il piattino e la riporto in un luogo riparato dove la temperatura non scenda mai sotto i 20-23 gradi. Nella stagione fredda o nei periodi di transizione, quando le temperature non sono ancora miti o non lo sono più, è possibile inserire la tazza dentro un forno a microonde con lo sportello appena aperto in modo che la luce rimanga accesa. E questo accorgimento crea una camera di incubazione con temperature prossime ai 24 gradi. Si può anche ricorrere alla camera del forno elettrico a gas accendendo l'illuminazione e chiudendo lo sportello. Anche qui le temperature si attestano intorno ai 22-24 gradi. Ora, dopo 48 ore dalla preparazione, l'impasto dovrebbe aver dato segni di vita. Cioè è possibile che sia formata una leggera crosta, ma dovrebbe esserci anche l'evidenza dell'attività dei lieviti e batteri con la presenza di piccoli alveoli associati a un evidente rigonfiamento della massa farinosa. Questo l'abbiamo visto quando abbiamo effettuato il rinfresco. E se così non fosse, è necessario prendere 25 g di questo impasto, scioglierlo in poca acqua e aggiungere 25 g di farina di grano tenero per formare un nuovo panetto che di nuovo deve risultare elastico come questo, dopodiché infilarlo nuovamente all'interno della nostra camera di incubazione e dopo 48 ore dovrebbe esserci anche l'evidenza dell'attività dei lieviti. Se non ci fosse questa evidenza, l'odore fosse sgradevole, bisogna buttare l'impasto e rifare tutto da capo. L'odore deve essere gradevole, leggermente acidulo e alcolico, ma non fastidioso, ecco, non deve sapere di marcia, ovviamente, d'accordo? Quindi, come si evidenza della lievitazione, quindi si è in presenza finalmente del nostro lievito madre o pasta acida. Da questo momento occorre avviare l'operazione di rinfresco, come abbiamo visto all'inizio del filmato. Ora c'è da dire una cosa, che prima di sfruttare la pasta madre come agente lievitante suggerisco di effettuare almeno 10 di questi rinfreschi, che abbiamo fatto vedere prima, quindi uno ogni 24 ore giungendo ad avere a disposizione al termine del lavoro 350 g di lievito madre per poter produrre un chilo di pane. È chiaro che questa pratica di scartare un sacco di lievito madre porta a inevitabili sprechi. Possiamo sfruttare una porzione della pasta acida che dovremmo buttare via per creare delle schiacciatine che impropriamente vengono definite pane arabo. Ora, più la pasta madre matura è maggiore la forza lievitante, quindi la capacità di trasformare i carboidrati migliora ad ogni rinfresco. E la pasta madre spesso raddoppia il proprio volume durante ogni rinfresco, quindi la ciotola va ovviamente cambiata in funzione della quantità di pasta che noi mettiamo all'interno. Se dovesse perdere forza, cioè se tendesse a non lavorare bene, quindi a gonfiare poco durante il processo di fermentazione, sarebbe meglio utilizzare per i rinfreschi successivi un'acqua dopo aver macerato preventivamente delle bucce di mela.
Dopo 12 ore di permanenza all'interno del forno a microonde o comunque in una zona temperata, questo è l'aspetto che assume la nostra pasta madre. Di pane fatto in casa, secondo questa ricetta, occorrono 650 g di farina. Io ho mischiato un po' di farina integrale e un po' di farina di grano tenero. Gli altri ingredienti sono sale, malto d'orzo, ma va benissimo anche il miele. Io ho provato con il miele, va più che bene. E 350 ml di acqua. Da parte un po' di pasta madre, perché mi servirà per produrre un nuovo lievito. Me ne basta un cucchiaio, dopodiché andrà rinfrescata. E poi sciolgo tutto il lievito madre residuo con l'acqua. Esattamente come ho fatto quando abbiamo parlato di rinfresco. Una volta che il lievito madre è perfettamente sciolto, aggiungo un cucchiaio da cucina di sale fino. Aggiungo anche un cucchiaio abbondante di malto d'orzo. Ancora una volta faccio in modo che tutti gli ingredienti siano perfettamente amalgamati tra di loro. Il lievito madre assume ora un colore leggermente più scuro dovuto alla presenza del malto d'orzo. Adesso è il momento di impastare. Esistono ovviamente delle tecniche per l'impasto. Io non voglio fare nulla da purista, voglio fare semplicemente una prova per dimostrare che è possibile panificare anche con strumenti molto semplici. Invece di usare una spianatoia utilizzerò direttamente la mia ciotola, come se avessi una dotazione minimalista e non avessi altro a disposizione. Per impastare utilizzeremo il cucchiaio, le mani, belle pulite, mi raccomando, lavate, e la nostra farina, che vado già a versare. Piano piano incomincio a girare. E voilà. Sono certo che un panettiere inorridirà nel vedere cosa sto facendo, perché la tecnica vuole l'uso della spianatoia e dei metodi di piegatura del pane e della pasta particolari per ottenere un impasto veramente omogeneo. Però nelle mie sperimentazioni ho notato che alla fine non c'è una grandissima differenza e l'alveolatura che si ottiene dal pane è esattamente la stessa. E poi il mio concetto, la mia filosofia principale è quella del minimalismo, quindi utilizzare meno oggetti possibili e arrivare allo stesso risultato. Vado avanti così per circa 20 minuti in modo da ottenere una pasta estremamente omogenea e ben amalgamata. Primo round, ho suonato il gong. Bene, ho ottenuto la giusta consistenza, la adagio su una teglia da forno. In questo caso come fondo ho messo della carta da forno. Uno potrebbe anche spolverarci della semola volendo. Io lo faccio solo per questione di praticità, così non mi si sporca eccessivamente la teglia. Una volta che ho sdraiato la mia bella pasta, pratico dei tagli a croce. Posso anche creare dei motivi geometrici. Si noteranno meglio dopo la lievitazione, ma soprattutto dopo la cottura. Copro ora la mia futura pagnotta con un telo pulito
e la metto a lievitare in un luogo caldo. In questo caso utilizzo il forno di casa spento con la luce di servizio accesa, in modo che mi mantenga una temperatura superiore ai 20 gradi. Bene, ci vediamo tra 12 ore. Ecco l'aspetto che assume la nostra bella pagnotta dopo 12 ore di lievitazione. Adesso non mi resta che infornarla e aspettare la cottura. In genere la cuocio mezz'ora da una parte, dopodiché la estraggo dal forno, la ribalto e la cuocio per altri 25 minuti. La temperatura del forno deve essere di circa 220 gradi. In un paio d'ore di lavoro più tempo di lievitazione ho prodotto un pane casareccio per tutta la famiglia, un alimento che possiede ottime caratteristiche nutrizionali nonché una lunga conservazione, in barba al pane classico che dopo 2 giorni è duro come il marmo o si allunga come un elastico. Non solo, una pagnotta come questa dura anche una settimana senza alterazioni organolettiche. È vero che mi devo comprare la farina, perché non ho la terra utile per produrre quelle centinaia di chilogrammi di grano da cui ricavarla, quindi il termine autosufficienza in questo filmato calza solo parzialmente. Ma il concetto che deve passare è sempre quello di saper fare e non dipendere. Quindi ognuno può farsi una scorta di farine e conservarla in vario modo, anche per lungo tempo, se la situazione dovesse richiederlo. Vediamo adesso qual è l'alveolatura di questa bella pagnotta. Fantastica, guardate qua, come bella morbida. Ha pure un buon profumo. Anche per oggi è tutto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, per i vostri suggerimenti, per le vostre critiche e per tutto quello che mi scrivete via mail. E vi do appuntamento al prossimo video.